Antonio Rosari, delegato CONI della sezione del Molise, festa del gioco sport. Questa è un'organizzazione, questa è una festa che conclude la prima parte del programma. Sì, come ogni anno, anche quest'anno siamo riusciti a organizzare questa manifestazione. Date le pessime condizioni atmosferiche che abbiamo dovuto ripiegare sullo Sturzo, ringraziamo l'associazione CEP Nord che ci ha ospitati. I ragazzi stanno un poco stretti, però ugualmente stanno divertendo, stanno svolgendo il programma messo sul tappeto e quindi sì, andiamo bene. 16 scuole, circa 400 bambini, bellissima giornata di sport. Come è articolata questa giornata e come si concluderà? Diciamo, le scuole effettivamente che hanno partecipato a questo progetto sono 20, rispetto al passato che avevamo 64 scuole, siamo stati penalizzati dalla scomparsa delle province, i quali da 2 anni non avendo più la possibilità di darci fondi, quindi siamo dovuti rivedere i nostri programmi. Tuttavia, con la buona volontà, la disponibilità di 20 comuni delle zone limitrofe a Campobasso, siamo riusciti a portare avanti questo progetto qua. Per quanto riguarda la manifestazione, diciamo, ricalca come ogni anno le stesse attività, le stesse discipline che riguardano un po' tutte, dall'atletica al rugby, agli scacchi, eccetera, eccetera. Programmi futuri invece dell'associazione CONI Molise e obiettivi futuri specialmente? Noi, come anche quest'anno, che è un anno di magra, siamo riusciti a mettere in cantiere diversi progetti. Abbiamo il solito progetto per i disabili, abbiamo il progetto per gli anziani, abbiamo un progetto per i ragazzi delle case famiglia. Partiranno i campus nel 15 giugno, quindi c'è molto da fare. E ringraziando lo staff tecnico che abbiamo a disposizione, riusciamo ad attuare i nostri programmi fissati.